Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Assassin's Creed Valhalla. Siamo qui con il nostro Eivor, qui alla Casalunga del villaggio del Corvo, Reventop, o Reventorb, come caspita l'hanno chiamata, che non mi ricordo più. È stato lo scorso episodio, praticamente. Dobbiamo andare a parlare con Gunnar. Dobbiamo fare scorte, fare cioè, insediamenti, assalti. Dobbiamo fare un po' di robe per ampliare e farci conoscere qui in questo nuovo terreno, che è l'Inghilterra dell'era vichinga, e questa dovrebbe essere la nostra patria, la nostra base da dove inizierà il tutto. E Gunnar è lì e È andiamo. un bel posto, Eivor. Niente male. Bello, eh? In cosa posso aiutarti? Sigurd vuole che la tua forgia sia pronta al più presto. Ci serviranno scorte e ricchezze. Ah, significa che dovremo procurarcele. Bene, bene. Mi mancano quei giorni. Saccheggi e razzie, lame insanguinate e scudi frantumati. Ti chiederei di unirti a noi, ma sei l'unico fabbro che abbiamo. Non possiamo rischiare di perderti. Oh, non pensarci. Lavoro meglio di quanto non combatta. Il mio posto è qui, non ai remi di un destriero acquatico. Ma ora che ci penso, ho trovato una mappa nel ciarpame dei banditi, con la posizione delle case di preghiera sassoni. Certo, i banditi sanno anche meglio di noi che i monasteri abbondano di ricchezze. Porta la mappa con te e cerca di farne un uso migliore. Wow, l'insediamento. Andiamo verso nuove ricchezze. Non dir gripar. Pensate. Compiere razzie nei luoghi. Scorte, materiali. Ok. Orecchie, ascoltate. Per il bene del nostro clan è tempo di depredare. Oggi razzieremo e domani costruiremo. Urrà! Apriremo quei monasteri cristiani come fragili uova di Sono gallina! buoni venti, i sassoni sanno che siamo qui, Dag. I monasteri saranno sorvegliati. Ah! Non troveremo che preti in preghiera, ci scommetto. Non possiamo spiegare le vele, però tanto non è lontano, sono solo 500 metri, per cui godiamoci anche la musica di sottofondo, sperando che non sia sotto copyright, ma tanto siamo già arrivati. Eccoli là, i sassoni. Salve. Sono pronti da saccheggiare, là. Andiamo avanti dopo. Guarda là, al monastero. Sono qui. Sono pronto. Dacci l'ordine e agisco. Oggi nutriremo i corpi. Andiamo, razziamo tutto. Vai Gunnar.
Deprediamo tutto. Vieni a darmi una mano qui. Vediamo ciò che serve a Gunnar. Se c'è dell'altro, meglio prenderlo. La tua fine! Allora... qua... saccheggio, trofeo guadagnato! C'è altro? No, vabbè, possiamo... tornarcene da Gunnar. Razziato, abbiamo razziato, quindi... Certo che non siano rimaste pepite d'oro in qualche nascondiglio? Sento che abbiamo tutto. Ehi, che succede? Dobbiamo remare qui. Issate la vela! Ehi, Eivor, allora quanti? Come quanti? Che non tengo il conto di quelli che uccido. Sono troppi ormai. Come vuoi, morso di lupo. Io ne ho uccisi 26, credo. Ah, erano una decina quando siamo arrivati, Dag. No, no, dimentichi gli altri. Quelli giunti dalla foresta. Ah, beh, se c'erano anche quelli giunti dalla foresta, allora... Ecco, Ravenstorp. Gunnar. Abbiamo fatto scorte. Già di ritorno? Sì. Spero tu abbia buone notizie. Credo di aver... Eivor, è più grande e più calda della mia vecchia forgia di Fornburg. Vieni a trovarmi quando vuoi. Per armi ed equipaggiamento sono il migliore. Lo farò, Gunnar. Non dubitare. Ok. Buona giornata a te. E adesso parliamo con Sigurd. Così che andiamo avanti. Poi man mano farò i vari potenziamenti, quando poi ne troverò off camera, farò le cose secondarie e tutto. I sassoni suddividono i loro regni in territori minori. Eivor, di qua! Meglio non cercare. Cosa terrai in questa stanza? La mia arma migliore, poiché questa stanza è tua. Qui potrai riposare
deporre la tua ascia o abbandonarti ai tuoi pensieri. Dimmi, ti piace? Mi si addice, ma avrei accettato anche di stare con gli altri sul pontile. Non voglio trattamenti speciali. Non è un trattamento speciale. Ti voglio qui nella Casalunga, subito a portata di mano. Anche se sono io lo Jarl, il comando è di entrambi, come sempre. Prendi confidenza con la tua stanza e quando sarai pronto ci vedremo alle stalle. Ok, va bene. Una cassetta per lettere e messaggi. Prendiamo confidenza con la nostra cameretta. Al momento possiamo ospitare questi servizi: Fabbro, studio degli occulti, stelle voliere, emporio, caserma. Ok. Va bene, grazie Ranvi. Un letto più confortevole di molti altri. Qui potrò riposare. Non è molto, ma è mia. Di che ti lamenti? Certo che voi vichinghi siete veramente incontentabili. Eccoci qui alle stalle. Sta pronto a viaggiare al più presto. Contaci, amico mio, sulla via della luce. Che porta alla gloria. A presto, Eivor! Perché ora? Dag, ti prego, così deve essere. Sì. Che cosa succede? Basim è già in partenza. Anche Sigurd intende andarsene. È davvero così? Sappiamo che i figli di Ragnar sono accampati a nord. Ci sarà utile far loro visita per consolidare la nostra presenza qui. È lì che si è diretto Basim. Ti basti sapere che Basim ha altri scopi. Noi abbiamo obiettivi più urgenti. Andrò nel Leicestershire, in una città chiamata Repton. Eivor, voglio che tu mi raggiunga quando avrai finito qui. Posso venire ora? Mi serve solo un cavallo. Non ancora. Prima parla con Randvi. Ha diversi incarichi da affidarti. Oltre a occuparti dell'insediamento, devi anche pensare a stringere alleanze. Non conquisteremo l'Inghilterra senza amici al nostro fianco. Lasciami venire con te, Sigurd. Sono il compagno ideale per dei lunghi viaggi. No, Dag. Il tuo posto è qui con i razziatori. E ricorda di seguire gli ordini di Eivor. Fa attenzione, fratello. Ti raggiungerò appena posso. Sì. Quanto a me, baderò ai razziatori. Seguire gli ordini di Eivor è una prova. Potrebbe essere. Sigurd è molto saggio. Preferirei obbedire a un pidocchio. Punti talento, nuova alleanza, è disponibile un nuovo territorio per spingere a lei. La mia stalla è piuttosto modesta, ma se mi aiuterai a migliorarla, ti farò avere bestie formidabili. Una stalla gremita ci sarebbe utile. Vedrò cosa posso fare. Bene, proviamo a migliorare la stalla. E poi... Puoi ricordarmi di cosa ti occupi? Come stalliere e guardiacaccia sarò lieto di aiutarti per questioni che riguardano il cavallo o il tuo corvo. Al momento non posso fare molto. Se tu mi costruissi una stalla, potrei avere un negozio. Come hai trovato questa affinità con i cavalli, Rowan? Sono stati i miei compagni sin dall'infanzia. Da ragazzo soffrivo di balbuzie e i cavalli erano gli unici a non deridermi. Col tempo credo di aver imparato a comprenderli come si comprendono le persone. Ascolto cosa mi dicono e viceversa. Devo andare adesso. Ci vediamo. Alla prossima. Vai. Perfetto.
E adesso andiamo a fare quest'altra parte di quest, che abbiamo un incarichino, lo facciamo adesso, di Radvi. E magari gli altri penso li faremo nel prossimo episodio, perché comunque penso che questo sia già venuto abbastanza lunghetto. Dov'era l'ingresso della casa lunga? Ma non avevano fatto più porte? Ah, ecco. Uè, cognatina. Credo che sia cognata, perché se è la moglie di coso. Aspetta, aspetta. Mi siedo sul trono, ora comando io. Oh, guarda che bello. Ah, oh, popolo fiero proprio. Io comando, voi obbedite. Io sono io e voi non siete nessuno. Vai, dimmi cosa vuoi. Ah, eccoti qui. Che entusiasmo. Volevi vedermi? Per ordine di Sigurd, dobbiamo consolidare la nostra presenza in Inghilterra. Vuole che forgiamo alleanze, patti di ferro con norreni, danesi e sassoni di qui. Bene, noi siamo stranieri, dobbiamo farci degli amici. Da dove iniziamo? I miei ricognitori mi portano ogni giorno informazioni e notizie, e io inizio a orientarmi in questa terra frammentata. Col tempo saprò darti indicazioni su ciascun territorio prima che tu vada a esplorarlo. Perfetto. Quando avrai acquisito un'alleanza in un territorio, torna da me. Decideremo la mossa successiva. Capisco. Bene, da dove iniziamo? Per ora hai due opzioni. Puoi raggiungere Sigurd nel Leicestershire, a nord, per incontrare i figli di Ragnar Lothbrok. O puoi andare a sud nel Grantbridgeshire, per conoscere l'armata di danesi guidata da Jarl Guthrum e da Soma. Ti informo poi che il nostro giovane Hitam ha conferito con i suoi contatti nelle varie città. La sua ricerca potrebbe aiutarci a conquistare alleanze nelle città dell'Inghilterra. Parla con lui per sapere cosa gli serve. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Ok. Quindi qua dovremmo avere Sigurd. Qui dovremmo andarci noi. Potenza stimata 20. Penso che sia abbastanza abbordabile come cosa. Ok. Ho cambiato idea. Ah, vedere la mappa delle alleanze. Ok, devo scegliere dove andare. Ok. Allora, consulta ricompense. E qua abbiamo un... Allora, qui abbiamo materiali però, vero? Andiamo qua. Parlami del Grantbridgeshire. Un esercito di danesi, chiamato dai sassoni l'armata d'estate, si è accampato a nord di Grantbridge, presso delle rovine. Dobbiamo conquistare il favore dei comandanti Guthrum e Soma, se vogliamo allearci con loro. Ma i miei ricognitori non hanno potuto verificare la condizione della loro armata. Questo è un punto di partenza. Partirò immediatamente. Bene. Che la benedizione di Freya sia con te. Bene. E andiamo a stringere queste alleanze. Andiamo. Dai, Madonna, non corre. Sta roba che brilluccica. Un secondo. Madonna, minerali di ferro. Ok, guarda, ci serviranno tantissimi minerali di ferro.
Stiamo arrivando. Non c'è un ponte, un qualcosa? No, dobbiamo attraversare l'acqua. Spero che non sia profonda però. Vabbè dai, attraversabile a cavallo. No! Lo avevo appena detto! Vabbè dai, ma era bassa. Ma qua era bassissima! Ma porca miseria, porca! Vedi che può correre allora. Siamo arrivati. Randall mi ha parlato di questo posto. L'armata d'estate è stata vista qui. C'è l'albero, ok, qua. Che almeno così vado a sincronizzarmi. C'è la cosa là, ok. Aspetta che mi sto andando a sincronizzare. Ho visto dov'è la missione, però mi voglio sincronizzare. Eivor, ok, oh. C'è qualcos'altro da prendere? No, ok. Ora possiamo andare. Eccolo qua. Salute. Che è successo qui? Chi lo chiede? Eivor, del clan del Corvo. Avete tentato di conquistare il villaggio? No. No, anzi, era nostro. Quando siamo arrivati era solamente un ammasso di capanne di legno. Noi gli abbiamo dato vita. Grantbridge cresceva nel commercio e nella fama grazie a Soma, la nostra Jarl. Ma i Sassoni l'hanno ripreso. Sono apparsi in città come ombre dal nulla e ci hanno scacciati. È terribile. Vi hanno teso un agguato. È come se fossero scaturiti dal centro stesso della città. Hanno messo a ferro e fuoco ogni cosa, urlando frasi senza senso su un antico ordine. Quando ho visto le fiamme, in molti erano già morti o prigionieri. La nostra Jarl, Soma, ha ordinato la ritirata e ci siamo rifugiati in queste rovine. Ma nel caos ci siamo divisi. Il grosso dei nostri l'ha seguita a nord-est, nelle paludi. Se potessi, li raggiungerei. Il suo carisma ci serve. Troverò io Soma. Sta pronto, torneremo. Sarà immersa nelle nebbie delle Fenlands. Trova la sua nave, saprai da dove iniziare. La canzone di Soma. Ok. Bene, abbiamo da fare. Verrà un po' lunghetto, ma almeno abbiamo da fare.
capitolo si intitolerà Nuove Alleanze. Posso muovermi? Prendi, sì. Ok. Sono diventato un gondoliere. Eivor il gondoliere. Non è più Eivor morso di lupo, è Eivor il gondoliere. Sono venuto da Venezia. quelli non li posso saccheggiare da solo. Oh, i cigni. No, non sono cigni. Ah no, sì, sono cigni. No. Com'è che si chiamano? Non sono cigni però, sono comunque sempre uccelli dalle piume bianche e nere. Come si aspetta sono le? Dov'era l'obiettivo? Sinin. Là. Ok. Quindi mi ci sto avvicinando, vai. Le. È ben sorvegliato. Li ha macellati come tre. Peccato. Vivranno quanto basta per essere d'esempio agli altri. Soma deve essere vicina. Meglio guardarsi intorno. Ispeziona l'area, Sinin. Ma sono nelle paludi, devo fare piano. Dente, però di farla tutta stealth. Aia. Verone Fischer, sei già un cadavere. Non hai speranza. Ok. Quanta gente c'è ancora? Corvo non disponibile. Vola su queste terre, amica mia. Ma è troppo, troppo nebbiosa, non si riesce a vedere.
aspetta, ma sono uscito dall'area di ricerca forse? Non credo. Credo di aver fatto tutto il giro. Non capisco più dove devo cercare. Sì, i miei occhi. Perché non mi... Ecco, la zona vietata è questa. Non è qui. Soma ha tirato i sassoni a est, lontano dalla nave, per seminarli nella nebbia. A est? E dov'è est qua? Salire che mi... Oh, mi ci fa interagire, ma non lo so. Ma io dove l'avevo lasciata la barchetta? Trova Soma da qualche parte nella palude. Dov'è est qua? Est di qua. È andata a est. Un giro del campo, tornerete in più. Portatelo a scaldarsi. Copri bene quel taglio, usa del muschio. Eagle, guarda. Ricordi i cinghiali che hai abbattuto al nostro arrivo in Inghilterra? Tienilo stretto. 9 belli e grassi. Ci hai sfamati per giorni, sì. Vero? Tornerai presto a cacciarli. Esci dalla nebbia come una valchiria, ma non abbiamo morti per te. Devi essere Soma. Parliamo altrove. Lasciamoli riposare. Duro colpo. Quante vittime? Apprezzo la domanda, ma poiché il sangue scorre a fiumi e l'aria è impregnata di morte, vorrei prima sapere chi sei. Sono Eivor del clan del Corvo. Vengo da te in cerca di un'amica e di un'alleata. Capisco. Sono Soma, signora di Grantbridge. Ma pare che un ordine di fanatici voglia privarmi del mio titolo. L'ordine degli antichi? È evidente. Il sassone Wigmund è uno di loro.
Si è preso la mia città e ci ha spinti in queste paludi. Ho radunato alcuni soldati, ma i miei 3 consiglieri sono dispersi. Se vogliamo riprendere Grand Bridge, ho bisogno di loro. Dimmi chi sono. Sono i migliori, i più fidati. Birna, Galin, Leaf. Sono tutti sangue del mio sangue. Se li riunissi e recuperassimo la tua città, saremmo alleati. Sì, se davvero ci riuscirai, lo saremo. Che è successo a Grand Bridge? L'Aldermanno Wigmund ce l'ha strappata. Non so come abbia fatto, ma la riprenderemo. Molto presto. Ha dei sostenitori oltre le mura, ma sembra che questo attacco sia partito dall'interno. Dal cuore di Grand Bridge. Chi è questo Wigmund? E che cosa vuole? Un ignobile aldermanno al servizio del vecchio re. Un uomo orribile che ha ghermito Grand Bridge per il solo gusto di farlo. Ha tentato spesso di destituirmi. Questa volta c'è riuscito. Troviamo i tuoi consiglieri. Concordo. Cerchiamo tracce delle loro navi lungo il fiume. E se saremo rapidi, li troveremo prima che lo facciano i lupi. La nebbia è più un ostacolo che un rifugio ora. Illuminiamo la via del ritorno. Ok, perfetto. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.